giorno di visite, giorno di cantieri. Oggi andiamo a vedere a che punto siamo con il cantiere di via Pastrengo. Pastrengo era un'operazione di saldo e stralcio immobiliare che abbiamo acquisito alcune settimane fa, ci siamo dovuti interrompere chiaramente per il periodo di lockdown, e veramente un'operazione molto singolare e molto interessante perché siamo nel centro del quartiere Isola, a ridosso del bosco verticale. È un monolocale, oggi andiamo a vedere com'è internamente e lo stato dei lavori che è appena iniziato, quindi ci tengo veramente a farci un giro prima che la ristrutturazione vada troppo avanti. Quindi adesso percorso e ci vediamo dentro. Arrivati in via Pastrengo, siamo esattamente di fronte al nostro immobile qui davanti. Tanto per darvi un'idea della zona dove ci troviamo, siamo a circa 150-200 metri dal bosco verticale, quindi una delle zone più prestigiose e più fighe di Milano. Siamo arrivati veramente in 10 minuti dalla mia zona, che è la zona San Siro, grazie anche alla nostra super belva che sguiscia nel traffico. E niente, non resta che andare dentro, vi faccio vedere a che punto è lo stato di avanzamento dei lavori e l'immobile. Eccoci, allora siamo davanti al portone, guardate che bello che è il portoncino, anche questo da quest'altra parte, tutta la via è di uno stile bellissimo. Allora vediamo subito dentro, c'è questo piccolo ingresso, vedete è uno stile vecchia Milano. Vi faccio dare prima un'occhiata al cortile, ok, quindi classico stile vecchia Milano, e ora entriamo subito nel nostro monolocalino. Ok, questo è il bagno, vedete qui abbiamo iniziato già i lavori di ristrutturazione, ve l'avevo detto che avevamo già iniziato, quindi c'è un po' di casino. È un monolocale molto molto piccolo, vedete è praticamente solo questo l'immobile, credo che sia uno degli immobili più piccoli in assoluto che abbia mai acquistato e ristrutturato. E poi abbiamo questa zona, vedete sopra, di praticamente adibita a soppalco, che eventualmente può essere sfruttata. Vedete, il vecchio proprietario aveva qui messo una piccola scala, piccola insomma, non è così piccola, però per poter salire e poter rendere agibile anche la parte sopra. Vedete qui a livello di lavori abbiamo già iniziato, anzi abbiamo finito praticamente tutti gli impianti. Questa è la parte di aria condizionata, qui abbiamo gli impianti elettrici e idraulici già completati. In questa fase è tutto completato, manca semplicemente il tiraggio dei fili e poi abbiamo praticamente già finito tutto. La metratura è molto piccola, quindi è stato anche molto semplice concludere i lavori e portarli a compimento, proprio perché è piccolino l'appartamento. Vedete, questo è il bagno, possiamo anche entrarci un po' di più. Questo è l'angolo tazza e quello è l'angolo doccia, quindi abbiamo tutto a portata di mano. Vedete, il bagno è piuttosto grande rispetto all'appartamento, però insomma è importante perché avere un bel bagno fa tanto, ecco, è meglio avere un bagno grande che magari una casa sproporzionata e un bagno piccolo. Torniamo un attimo fuori in questo bellissimo giardino. Quindi i lavori dureranno approssimativamente ancora un paio di settimane, forse anche meno. Siamo praticamente nelle fasi finali della ristrutturazione e poi potremo metterlo in vendita.
Quindi un'operazione veramente super, soprattutto per quanto riguarda la location e dove si trova rispetto alle zone più centrali di Milano e più rinomate. Siamo nel quartiere di Isola. Vi ricordo che questa era un'operazione di saldo e stralcio, cioè abbiamo salvato un ragazzo che tra l'altro spero vorrà darci la sua testimonianza prossimamente. L'abbiamo salvato da un'asta certa, quindi siamo riusciti a salvarlo da una procedura esecutiva e da un'espropriazione forzata. Quindi sono molto contento sia per lui, che spero vorrà fare una testimonianza, e sia chiaramente anche per noi, che siamo riusciti a fare un ottimo acquisto a scapito, se vogliamo, della banca, a scapito, se vogliamo, della banca. E però in qualche modo anche la banca ha potuto recuperare velocemente tutti i suoi crediti, quindi in realtà sono stati contenti un po' tutti in una situazione di questo tipo. Quindi da Via Pastrengo è tutto, Alberto Papa, ci vediamo nei prossimi video su YouTube, Facebook e Instagram. Alla prossima, un abbraccio, ciao!